tutti, benvenuti e bentornati su Iris Blonde. Questo è il video dei top e flop del mese per quanto riguarda il make-up. Come sempre trovate la lista di tutti i prodotti citati nell'info box con i relativi articoli e iniziamo subito. Partiamo dai prodotti per la base? Dai, cerchiamo di andare in ordine. Una scoperta, riscoperta favolosa di questo periodo è l'utilizzo del pennello per applicare il fondotinta. Ho messo da parte un pochino le blender perché sono tutte sporche e le devo lavare, quindi per pigrizia ho tirato fuori questo pennello, che è un pennello a goccia della marca Mio Mare, una vecchia uscita di Lidl. Ogni tanto Lidl propone questa linea di pennelli, io ve li consiglio sempre su Instagram. È un pennello sintetico a goccia, ragazze, è una bomba per applicare il fondotinta, una bomba perché rende coprente qualsiasi tipo di fondotinta. Però dà comunque un effetto diffuso, mi piace un macello. Adesso questo purtroppo non si trova più, però potete trovare dei pennelli molto molto simili in commercio, su Amazon, un po' ovunque li trovate perché non è niente di speciale oggettivamente. Attualmente non è più come prima, 10 anni fa, quando abbiamo iniziato a truccarci, quando la community del make-up ha spopolato su YouTube che non si trovavano i pennelli. Adesso trovate pennelli veramente di ogni marca. Provate a stendere il fondotinta con un pennello del genere. Adesso, siccome questo è sporco, ragazze, sto usando il fratellino, che è questo qua, molto molto più grande, molto più compatto rispetto al fratellino. Questo è un pochino più aperto come sezione, anche questo mi piace un macello, veramente tantissimo, consigliato, consigliato. Rimanendo in tema base, l'All Nighter di Urban Decay, questo qua che è un setting spray, Long Lasting Makeup Setting Spray. Non è la versione quella matte, perché c'è anche la versione matte. Questa è la versione quella classica, però travel size. Lo trovate da Sephora e costa 16,50 euro all'incirca. Allora, io l'ho acquistato quando sono stata a Firenze parecchio tempo fa e l'avevo messo in un cassetto, così non è che me lo filassi più di tanto. L'ho tirato fuori perché sentivo sempre parlare benissimo di questo setting spray. A un certo punto ho detto ce l'ho, l'ho comprato, ma perché non lo uso? Perché non è un genere di prodotto che fa parte della mia make-up routine. Non è che io ce l'abbia con lui nello specifico, non è un prodotto che utilizzo. In realtà, ragazzi, mi ha salvato la vita perché, come vi ho detto in qualche video, ho avuto problemi di pelle. Ho avuto la pelle molto molto secca in alcune zone, non riuscivo a utilizzare nessun tipo di fondotinta, neanche quello più idratante. Quindi andavo a mettere sopra lui, dopo aver fissato un pochino la base molto sommariamente per non andare a seccare troppo la pelle. Questo toglie la polverosità e idrata tantissimo la pelle, la rimpolpa proprio, oltre a fissare il make-up. Devo essere sincera, su di me il make-up dura tantissimo, anche sotto la mascherina. Quindi a livello di durata non ho riscontrato grandi cambiamenti utilizzando questo prodotto, però mi è servito tantissimo per andare a idratare la pelle e togliere l'effetto polveroso, cioè andava proprio a rendere la pelle più distesa e più rimpolpata, quindi ottimo prodotto. Ovviamente io vi consiglio di prendere la travel size perché secondo me vi durerà comunque un casino. Un prodotto un pochino è il 3-in-1 Eye Care Cushion Q10 Power di Nivea. Questo prodotto qui io ce l'ho nella tonalità light, è fatto in questo modo, spugnettina classicissima. Eccola qua, c'è un bottoncino qui, lo premete ed esce il prodotto. Io adesso cercherò di farvi vedere ovviamente la colorazione. Su di me, ragazze, è un pochino aranciata, cioè tende a ossidarsi un po'. Detto questo, perché ho detto un po' nì? Perché è un prodotto un po' rognosetto, secondo me, da applicare. Mi spiego. Allora, le prime volte io lo utilizzavo con la blender. Ho cercato di coprire anche le occhiaie, sapete che ho le occhiaie scurissime, non copriva niente, vabbè, ho detto comunque è un prodotto leggero, cosa posso aspettarmi da un prodotto leggero, un cushion? Niente, però io ci provo, ci ho provato, mi sono messa l'anima in pace per quanto riguarda la copertura delle occhiaie. Ho provato a usarlo anche sopra altri prodotti per illuminare, no, cioè almeno io mi sono trovata malissimo perché tendeva a separare, a spostare la correzione che avevo fatto in precedenza con un altro prodotto. Ho provato a usarlo sul viso, sempre con la blender, ma la blender succhia tanto prodotto, quindi avendo a che fare con un correttore, un cushion, un 3-in-1 molto molto leggero, cosa ho fatto? Ho provato a usarlo con il pennello che vi ho fatto vedere prima.
L'ho usato anche nella zona del mento dove ho purtroppo delle imperfezioni, mi ha coperto molto molto bene, essendo un prodotto leggero. Non illumina, quindi se l'acquistate come prodotto illuminante, non lo so. Io ripeto, nel contorno occhi non posso dirvi tanto perché l'ho provato una o due volte per vedere se potevo utilizzarlo per coprire le occhiaie. Non mi è piaciuto, quindi non so dirvi se va a finire nelle pieghette oppure no. È un prodotto morbido, però è un prodotto un po' rognosetto, secondo me. Io lo utilizzerò sul viso, quando non so, devo coprire dei rossori un pochino più diffusi, tipo mento, lati del naso. Nel contorno occhi non mi piace. Non mi piace perché, come vi ho detto, avendo tante occhiaie non mi trovo bene e utilizzandolo sopra un altro prodotto tende a separare il prodotto che ho steso in precedenza e annullare la correzione, quindi per me è letale nel contorno occhi. Quindi è un prodotto un po' forse non è adatto alle mie esigenze. Ecco, quindi se lo volete acquistare per utilizzarlo come correttore su delle occhiaie pesanti, no. Passiamo agli occhi, devo assolutamente inserire un must have di questo mese, ovvero Satin Taupe di MAC, questo ombretto qui che è bellissimo, ce l'ho su anche in questo video. Adesso proverò a farvi lo swatch, ragazze, ma cioè guarda, ah no, rende, guardate quanto è bello. Cioè, questo è un taupe appunto satinato. Aspettate che provo a swatcharlo qui. Eccolo, si vede, sì, queste sono le soddisfazioni. È un taupe satinato bellissimo, cioè veramente bellissimo. Forse da lontano si vede un pochino meglio, ma è bellissimo, cioè veramente eccezionale. Tira fuori tantissimo il verde degli occhi, quindi io lo amo perché so che non sembra, ma io ho gli occhi verdi, ve l'assicuro. L'unica cosa bella del mio viso, ho gli occhi verdi e quindi questo mi tira fuori tantissimo il verde degli occhi. Per anni io mi sono truccata con questo ombretto, per anni ragazzi, infatti è bucato, cioè è bucato veramente tanto perché l'ho usato tantissimo in un periodo della mia vita. L'ho ripreso in mano e ragazzi, questo è il mio trucco giornaliero, anche con questo rossetto mi piace tantissimo, cioè se avete gli occhi chiari, se volete un ombretto molto particolare da utilizzare anche il giorno perché come potete vedere non è assolutamente troppo carico, però va a definire lo sguardo, io questo lo consiglio ad occhi chiusi. Lo trovate ovviamente da MAC, c'è anche il refill che costa sugli 11 euro, il pot con la confezione dovrebbe venire sui 14 euro, ma ragazze vi durerà una vita. Questo è il classico prodotto di MAC che io consiglio, cioè questo è il classico prodotto di MAC che vale i soldi che costa, come i blush praticamente. Un prodotto per gli occhi che mi ha deluso tantissimo è questo mascara di Essence, il Bye Bye Panda Eyes. Molto carino il nome, per carità, è fatto in questo modo. Dovrebbe essere un mascara che va a definire e volumizzare le ciglia. Vi faccio vedere ovviamente lo scovolino che è fatto in questo modo. Eccolo qua. Classico in setole, non è in silicone. Allora, perché non mi piace? Ragazze, guardatemi, io ho il mascara secondo voi? Cioè non si vede una seppia di nulla, ma una seppia di nulla, e come non metterlo? Praticamente mi va soltanto a colorare le ciglia, ma non dà assolutamente volume. E vi dico anche un'altra cosa, che io qui sotto ho anche il primer volumizzante di Rimmel, di cui vi ho parlato e riparlato tantissime volte, vi lascio anche il video nelle schede informative, neanche lui riesce a fare il miracolo. Di solito riesce veramente a volumizzare qualsiasi mascara, a rendere voluminoso qualsiasi mascara, volumizzante, vabbè, avete capito? Con questo gnafa. Non gliela fa proprio, ragazze, cioè non fa niente questo mascara. Queste niente so parenti, come dico io, nel senso che proprio non ha senso di esistere, cioè va soltanto a colorare le ciglia, non me le allunga neanche, proprio per niente. Sì, le divide, ma non tiene neanche la piega. Cioè, ragazzi, io ho le ciglia completamente giù. Che ci faccio io? Il brodo? Cioè, non ci faccio niente. E l'ho anche curvate, ricurvate, sia prima che dopo. Cioè, sapete un po' qual è la mia routine per quanto riguarda il mascara. Per questo ci vuole un miracolo, ragazzi. Quindi per me è bocciatissimo. Un altro prodotto bocciato è il Gesha Brows Marker Sopracciglia di Astra. Eccolo qua. Allora, questo è stata veramente una ciofeca. Io ce l'ho nella colorazione, aspettate che ve lo dico, non la trovo neanche, scusatemi. 01 Blonde. Allora, questo è un marker per le sopracciglia. Perché non mi piace?
Secondo voi scrive? Io non vedo niente. Cioè, a parte che non scrive nulla, ragazzi, l'ho messo così, l'ho messo così, l'ho messo così, l'ho messo così, gli ho fatto fare ballo de San Vito, ma niente, non scrive, non scrive, non scrive in nessun modo, cioè non scrive, perché non scrive che è un prodotto nuovo? Era anche sigillatissimo con lo scotch, cioè, perché non scrive? Me lo spiegate? E quindi, cioè, bocciato, cioè, che ci faccio, ragazze? Cioè, non posso neanche colorare, guardate, acqua. Cioè, io sto insistendo, cioè, guardate questo, a momenti sfondo la punta, come dico io, cioè, non scrive. Cosa ci faccio io con una cosa del genere? Niente, cioè io che non ho sopracciglia, secondo voi posso usare un prodotto del genere? Non aggiungo altro. Non aggiungo altro perché mi arrabbio. Ultimo prodotto, questa volta per le labbra, è la tinta che ho su. Adesso mi avvicino così ve la faccio vedere. Allora, la tinta è questa qui ed è la numero 23 di Sephora. Eccola qui. Come potete vedere non è perfettamente omogenea, ma me l'aspetto da un colore del genere. Molto bella. Forse ero rimasta solo io sulla faccia di questo pianeta non aver ancora provato le tinte labbra di Sephora, però non ho mai avuto occasione. Sapete che io non vado molto spesso da Sephora, quindi non ho mai avuto l'occasione. Allora, ho acquistato questa che ha un colore molto scuro, mi piace tantissimo perché è un po' mortifero. Super opaca, confortevole comunque, lunga tenuta. Devo essere sincera, io l'ho utilizzata in una mia giornata lavorativa. Dove mi capita, non so, di attaccare tardi, tipo verso le 13, mangiare in negozio, attaccare, poi fare una merenda e arrivare fino a sera. E era andata parecchio via, cioè era sbiadita tanto e anche i contorni erano andati via. Però calcolate che io faccio pranzo e merenda, ho la mascherina e bevo anche dell'acqua. Non stampa sui bicchieri, sulle bottiglie, assolutamente no. Un pochino sulla mascherina, ma giusto nell'arco di Cupido. Come vi ho detto, ho mangiato parecchio, ho bevuto tanto e quindi era sicuramente non bella a vedersi a fine giornata, ma erano comunque passate più di 10 ore, forse anche 12. Quindi tenuta nella media. Se mangiate rimane abbastanza, se fate un passo completo va un pochino via, però resiste molto bene per essere anche un colore scuro, quindi mi è piaciuta. Non è la migliore, ecco, è fra le migliori, non è la migliore sul commercio, che sapete che io ne ho provate tantissime. Per esempio, a me resiste molto di più il Lipfinity Velvet Matte di Max Factor, quello nude, però è un colore nude, questo è un colore abbastanza scuro. Mi è piaciuta, devo essere sincera, non male, se la dovessi trovare in offerta prenderei sicuramente altri colori. Questo è tutto ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se fosse così, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere sempre notifiche dei miei video. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao regine cuori!